Ladies and gentlemen, from Santa Viola, Bologna, we're from Cochrane! Buonasera, io mi chiamo Zefu Cochran e vengo da Santa Viola, Bologna, grazie a cose di cosa. Buonasera. Tu devi essere di Lucca, un amico di giornata. Sei di Lucca, vero? No, no, ma che bello. Quindi suonate anche voi? È il debutto. Come vi chiamate? Jason Starrtrip. Ah, proprio in tuo onore questa band. No, perché sai, piacevano i Jefferson Starship e c'erano anche i Jason Starrtrip. Che da oggi, la prima volta. Sì, 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 sì. Da Lecce con furore. Con le passo, paese di mozzarella. Diciamo, tra le mozzarella e il rock. Yeah. Ma lei fuma sempre il sigaro? A volte. Fumo poche volte, però fumo anche la gonna. Sì, sa che Monica Levinsky. Monica Levinsky. Ma non sempre, una volta ogni tanto, tutti i giorni. Suoni con Jason? Con Bat Macumba. Ah, quindi non con Jason. Sì, salgo la deck con Jason. Ah, ok. Facciamo una... una come si dice? Una session. Session, sì. Dai, in bocca al lupo. Grazie. Scusa un attimo, interrompiamo la diretta. Hanno bruciato il Dragon Pub. Oh. Un pub di cinesi? Maggiore informazione all'inviato. Max Pub è una tragedia. È andato un pub in meno, non si sa chi è stato. Max Bartender, tu dove eri a quell'ora? Cioè, quell'ora devo ritirare la macchina dal carrozzaio che poi non è pronta. Hai un alibi di ferro. Esatto. No, vedo però. È la prima volta la Valletta? No, è la seconda. Ah, la seconda. E la presentatore è la seconda? È la seconda volta che Valletto, con la Valletta. Ah, complimenti. È la seconda volta che Vallettiamo insieme. Ah, niente male, tanti auguri. Ah, sono un gossip. Ok, tra... il gossip. Tale era una poesia già, troppo forte. Personaggio indimenticable, e frequentava il Dragon's Pub. No, questo era sempre lì. Infatti pensavo fosse infatti era quasi il suo ufficio, diceva ah guarda mi trovi al Dragon's Pub, adesso hanno bruciato anche il Dragon's Pub. Cosa rimarrà? Non c'è più religione, direbbe la Binetti. Questi anni 2007. Chi è? Ore 10:10. Chi è? È arrivato il metronomo. Tutto pronto? Sì, sì. Allora, cosa ne pensi di questo rock bolognese quarantenne? Penso che sia una reminiscenza quasi pittorica di un'emotività. È un rock bambino. È un rock bambino, è un grande bambino nato, cioè mai nato addirittura. Abbiamo il sassofonista di Via Indipendenza, senza cane però, il ciao ciao che si porta presso. Ciao Trebbo! Ciao! Trebbo. Siamo pronti? Quelle foto maraglie, no? Esatto. Inutili. No, però è un video. Ah, ok. Poi abbiamo Magic Voice che tappezza la città con i suoi manifesti, insomma, e che qua dietro, insomma, che mi sta facendo dei gestacci, perché ha capito, perché non è sciocco, capito che sto parlando di lui. Sto studiando altre cose, canzoni, verbi miei personali, eccetera, eccetera. Poi abbiamo i New Ironia, che sono stati famosi. Perché c'è Maso qua, esatto, col blog. C'era Maso, lo vedo. E Maso qua, che sono stati famosissimi per aver praticamente fatto cliccare la propria canzone da miliardi di utenti. Esatto. Del loro sito. Il famoso po. Ah, è vero, quello non lo sapevo, intuivo. Hanno beccato ancora prima la canzone di Pop che fa ha ragione, Villani. Se la questo è il momento più emozionante nella vita di ogni artista o presunto fan. Ecco una canzone che abbiamo composto prima. Noi siamo per l'amore, non per la pace. Una canzone che abbiamo composto prima del 9 luglio 2006. E ci teniamo molto a dire questa data, prima del 9 luglio 2006, la canzone si intitola Attacco all'Occidente.
vediamo se questo pubblico è ricettivo. Quindi sentiamo il coro del pubblico dell'estero che canta a ragione in pillate. Sono bravi questi. Un occhio che se rompi la notte per la maniglia, ha ragione Pillate, ha ragione Pillate. Un finale a cappella, come avete sentito, molto largo.